Il nonno racconta. C'era una volta in un paese lontano, lontano, un fakiro chiamato Miro. Miro aveva un amico di nome Chiacchiera. Eccolo qui, l'uccello parlante. Parlante? Sì, e non solo sapeva parlare, ma sapeva anche leggere nel pensiero. E per questo davano spettacolo nelle piazze. Signori, vengo a mostrarvi cosa può fare il mio amico Chiacchiera. Chiacchiere, Chiacchiera, cosa pensa questo signore di sua moglie? Che ha il cervello troppo corto e un nasone grosso e storto. Brutto maestanzone adesso! Ma un giorno ecco arrivare una guardia. Gli spettacoli in piazza sono proibiti, ordine del pascià! Del pascià? Seguitemi! E così Miro e Chiacchiera si trovarono davanti al vecchio e malato pascià e al suo cattivo ciambellano. Non avete ubbidito ai miei ordini, perciò... Oh, idea! Passa, vuole un po' d'acqua? Il perfido ciambellano aveva in mente qualcosa, ma appena il pascià stava per bere... Fermo là, maestà, non bere! C'è il veleno nel bicchiere! Il veleno? Bestiaccia, sono scoperto, meglio fuggir via! Chiacchiera gli aveva letto nel pensiero, eh? Eh già! E il pascià che ebbe salva la vita regalò a Miro un letto di chiodi tutto d'oro. Ah, e Chiacchiera? Fu nominato capo della giustizia. Che bella, nonno, ma tu l'hai mai conosciuto il pascià? No, ma conosco un re e lo conosci anche tu. Eccolo. È il re Francore. Re Francore? Sì, è il re che si trova su tutte le confezioni di biscotti maggiori. Ho scelto wafers maggiore. Quelli col piccolo re Francore. Ho scelto wafers maggiore. Quelli col piccolo re Francore. E ogni due pacchi di biscotti, gratis, uno stick di squisite caramelle, toujours... Maggiore.